Qua sotto c'è Los Angeles, la grande capitale del cinema, e lì a Culver City ci sono gli studi di Sony Pictures, dove Sony ha scelto quest'anno di presentare la propria gamma di TV 2024. Vi spiego tutto dopo la sigla. Hai giusto il tempo di sottoscrivere il nostro canale e di cliccare sulla campanella per ricevere tutte le notifiche. Sigla! Los Angeles, Culver City, i grandi studi che furono della Metro-Goldwyn-Mayer e adesso si chiamano Sony Pictures Studios, e lì Sony ha presentato i nuovi TV 2024. Partiamo dalla prima novità: cambiano i nomi, basta con le serie con i nomi complicati. Le serie, almeno quelle più importanti, hanno un nome molto semplice: Bravia 9 il top di gamma, Bravia 8 e Bravia 7. Sono tre serie a scalare, che però non sono proprio a scalare per qualità e tecnica, anche perché Bravia 9 e Bravia 7, lo diciamo subito, sono degli LCD mini LED, mentre Bravia 8 è un OLED. Abbiamo visto per la prima volta Bravia 9 nel grande Scenic Art Stage degli studi Sony Pictures. Era il vecchio capannone, grandissimo, altissimo capannone, dove venivano dipinti tutti i fondali. Adesso i fondali non si fanno più perché si fa tutto in digitale, non si dipingono più, quindi non servivano più questi grandi teatri in cui stendere questi fondali giganteschi e altissimi, e i pittori appesi alle corde li dipingevano, ma fino a non molto tempo fa si faceva. Adesso questo è uno spazio eventi e qui è stato presentato appunto il Bravia 9. Ragazzi, siamo ai Sony Pictures Studios, red carpet per noi, stiamo andando all'evento di presentazione dei TV Sony 2024. Ok ragazzi, scendiamo dall'ascensore e vediamo dove siamo. Siamo nel grande padiglione, nel grande stage che serviva per dipingere i backdrop, i fondali. Quindi vediamo qui dietro per esempio un fondale di un bosco, qui invece c'è un fondale di New York, ma insieme al fondale di New York ecco un TV molto bello, ve lo faccio vedere. Ecco qui, queste sono le prime immagini che si possono vedere del nuovo Bravia 9, Bravia 9. Quindi non ha più sigle particolari, questo sarà il top di gamma della linea 2024 di Sony. Domani ne sapremo di più, qui è stato semplicemente svelato, l'avevamo già intravisto, è stato prototipale a Las Vegas, senza poterne però purtroppo parlare, fotografare, eccetera, eccetera, e adesso eccolo qua, appena svelato, qui è il Sony Pictures Studio, fantastico televisore, ne sapremo di più più tardi, ma poi quando voi vedrete il video vedrete tutto insieme. Sì, perché qui è tutto embargato, quindi tutto quello che voi vedete lo vedrete dal 17 di aprile in poi, ma qui è ancora marzo e non posso raccontarvelo per ora. Spostiamoci dai fondali dipinti alla parte concettualmente più lontana e opposta, ma assolutamente sostitutiva: uno studio virtuale. All'interno degli studi Sony Pictures c'è uno studio virtuale gigantesco, completamente semicircolare e addirittura con il soffitto fatto da un LED wall, e qui Sony ci ha fatto vedere e fotografare il Bravia 9, il Bravia 8 e il Bravia 7. E proprio qui vi faccio vedere le principali caratteristiche di questi TV. Ed ecco ricostruito uno studio virtuale, sempre qui all'interno degli studi di Sony Pictures, per fare le fotografie ai televisori nuovi. Ce li hanno messi in stanza, adesso noi andremo a far giù le foto e i televisori appariranno come sistemati in queste stanze. Ed eccomi qui nello scenario virtuale di questo studio fantastico, con però i tre TV nuovi di Sony fisicamente presenti. Questo qui è il Bravia 9, quindi il nuovo top di gamma della gamma LCD, ovviamente. Stop alle sigle, dicevamo, si chiama semplicemente Bravia 9 dell'evoluzione dell'X95L, il modello top di gamma dello scorso anno. Questo TV sarà disponibile però in soli due tagli, 75 e 85 pollici. Questo
fa già capire che il prezzo d'ingresso non sarà certo basso. Si tratta di un mini LED che, grazie a un nuovo backplane completamente riprogettato e un controller che è diventato molto più piccolo e soprattutto molto più veloce, riesce a moltiplicare per 3 le zone indipendenti di controllo della retroilluminazione rispetto al modello 2023. Il tutto con una luminosità di picco che invece cresce del 50%. Sony non ha rilasciato valori assoluti, ma questa è la percentuale. Questo malgrado si sia riusciti in tutto ciò a ridurre i consumi del 20%. Quindi un TV più luminoso, meglio controllato e sicuramente più efficiente. Il design è elegante, finito nel posteriore, senza cavi in vista, con uno spessore che possiamo considerare contenuto per un full LED così sofisticato. Ci sono 4 posizioni per i piedini, questo vale per tutti i nuovi Bravia, al centro o di lato, con TV a filo oppure col TV sollevato in modo tale che ci siano i 12-13 cm che servono per ospitare una soundbar. Bravia 9 introduce anche il Prime Video Calibrated Mode, anche questo si troverà su Bravia 8 e Bravia 7, che permette di gestire automaticamente e al meglio i parametri di regolazione dell'immagine a seconda del contenuto. Molta cura è stata posta anche nel progetto audio, visto che agli speaker convenzionali si aggiungono anche 2 tweeter laterali integrati nella cornice e finalizzati ad allargare il fronte, eppure altri 2 sul retro a guida d'onda che sono rivolti verso l'alto per dare la componente di suono spaziale in altezza grazie alle riflessioni su parete di fondo e sul soffitto. Questo invece è Bravia 8. Qui si cambia completamente tecnologia. Il Bravia 8 è un OLED con pannello WRGB, quindi quello di produzione LG. Sarà disponibile nei tagli da 55, 65, 77, quelli classici per questo tipo di pannello. È l'unico dei nuovi TV presentati che sarà disponibile nel taglio da 55. E potrebbe sorprendere che questo TV, che comunque è da considerarsi di fascia alta, non sia realizzato impiegando il pannello QD OLED, quello di Samsung. Non ci sono marce indietro da parte di Sony. Semplicemente l'attuale QD OLED di Sony, che è la 95L, resterà ancora in gamma, essendo uscito nella seconda parte del 2023 e quindi essendo considerato ancora attuale. Questo Bravia 8 dal Bravia 9 eredita la logica dei piedini, buona parte del design, è più sottile del Bravia 9, ma non come potrebbe fare un OLED, è comunque questo spessore ben definito, e il sistema operativo anche esso è uguale, compreso un nuovo interessante pannello di monitoraggio dei consumi che genera anche grafici giornalieri, settimanali e mensili sugli andamento appunto dell'assorbimento elettrico. Sulle prestazioni al momento si sa poco, perché molto dell'incontro è stato concentrato proprio sul Bravia 9 e non si sa neanche se il pannello è di tipo MLA oppure no. Sony comunque ha dichiarato che la luminosità è cresciuta del 10% rispetto alla corrispondente generazione dello scorso anno. E adesso andiamo da Bravia 7. Con Bravia 7 si torna su un mini LED con caratteristiche simili al Bravia 9 in termini di velocità e algoritmo di gestione della retroilluminazione, ma ovviamente con meno zone gestite. Il sistema audio è semplificato rispetto al Bravia 9 e ha un layout questa volta convenzionale. Oltre a 75 e 85 pollici, in questo caso c'è anche 65. Sony considera il Bravia 7 l'alternativa al Bravia 9 e 8 dal miglior rapporto qualità-prezzo per chi magari ha un budget un po' ridotto. La società ha posto proprio l'alternativa per accontentare chi predilige la qualità d'immagine da un lato o la dimensione schermo dall'altro. Allo stesso prezzo, ha detto Sony, si può avere un Bravia 8 OLED da 65 oppure un Bravia 7 da 75, quindi più grande. Bene, come abbiamo visto, anche se qualcuno diceva adesso Sony sta per lasciare l'OLED, non si impegnerà più sull'OLED, no, l'OLED resta nella gamma Sony e resta anche la versione col pannello Samsung, quindi QD OLED, ma resta il modello che già c'era, quindi la 95L, quindi che durerà un po' di più. Sony dice è arrivato tardi nel corso dell'anno, quindi è troppo giovane per andare in phase out, è ancora molto valido, resta in gamma. Ma come abbiamo visto anche il Bravia 8 è un OLED, seppur col pannello diciamo white RGB, quindi quello di derivazione LG. Abbiamo fatto poi diverse prove
qualitative e comparative su questi TV, di cui vi raccontiamo nell'articolo. È impossibile raccontarle adesso ed è impossibile farvi vedere qualcosa perché c'è stata impedita qualsiasi forma di ripresa, come capita spesso quando si vedono materiali di film e anche fotografica, quindi non abbiamo neanche fotografie. Qualche cosa però possiamo vedere, che è l'interessante sessione di visualizzazione della modalità di retroilluminazione del mini LED Bravia 9 rispetto a un TV Samsung, quindi come si comporta il TV Samsung rispetto al TV Sony. Questo ci è stato fatto vedere, possiamo farlo vedere ed ecco qui quanto è emerso. Il primo confronto che ci è stato permesso di documentare e che possiamo farvi vedere è tra il Bravia 9 sulla destra e il suo predecessore Sony X95L a sinistra. Grazie a un firmware modificato, gli ingegneri hanno di fatto reso trasparente la matrice LCD e possono mostrare la sola gestione della retroilluminazione senza l'immagine vera e propria, che invece si può scorgere sul monitor in basso. Va fatta una premessa: i limiti della videocamera, usata in automatico con condizioni di luce proibitive, hanno fatto sì che queste immagini siano bruciate sulle altissime luci. In questo modo si possono scorgere non più di un quarto delle differenze che invece si vedevano a occhio nudo. Per questo motivo mostriamo anche qualche fotografia che, grazie alla gamma dinamica migliore, rende di più l'effetto che si vedeva a occhio nudo. Ma la differenza è comunque evidente anche così, sia sul fronte del dettaglio della retroilluminazione che della modulazione. Il Bravia 9 segue con la matrice LED le immagini molto meglio dell'X95, fa quasi scorgere le immagini che poi verranno visualizzate sullo schermo. Il blooming così risulterà limitato e le zone nere resteranno assolutamente nere. Il confronto è poi proseguito con un benchmark tra Bravia 9 e Samsung Q90, questa volta non potendo modificare il firmware, modificati sul fronte hardware, quindi senza pannello LCD davanti, con la sola retroilluminazione. Ecco, il TV Sony lascia intravedere la costruzione dell'immagine, qualche elemento. Ecco, quella Samsung invece, che è sulla sinistra, appare molto più grossolana. Anche qui il video rende solo parzialmente, ma il confronto era abbastanza evidente. Interessante poi anche la sessione sui consumi. Il Bravia 9 al wattmetro riduce effettivamente di circa il 20% l'assorbimento rispetto ai TV dello scorso anno. Nei lanci di Sony fatti vedere qui a Los Angeles non ci sono soltanto i TV, ma ci sono anche quelle componenti audio che si accompagnano al TV, tipicamente le soundbar. Abbiamo visto diversi modelli che, guarda caso, anche loro prendono una nuova nomenclatura. Quindi la soundbar top di gamma di Sony si chiama Bravia Bar 9 e quindi prende proprio lo stesso nome, e lo stesso nome e lo stesso numero, anche 9. C'è anche la Bravia Bar 8 e poi c'è un altro modello altrettanto interessante, ve le facciamo vedere subito. La nuova soundbar top si chiama Bravia Theater Bar 9 ed è un vero concentrato di speaker a dispetto delle dimensioni non enormi. In questa stecca da 1,30 m di larghezza e alta solo 11 cm ci sono ben 13 driver attivi e 4 radiatori passivi per potenziare i bassi. Tweeter e woofer per centrale, destro e sinistro, poi due altoparlanti rivolti verso l'alto ai lati per l'Atmos, due rivolti verso l'esterno per allargare il fronte e due tweeter a guida d'onda per sparare il suono sulle pareti laterali e creare un vero effetto surround. C'è anche il modello Bar 8, che è leggermente semplificato e adatto con i suoi 110 cm anche ai 55 pollici. Molto interessante poi il Bravia Quad. Si tratta di un sistema composto da 4 speaker attivi wireless quadrati che possono essere messi in appoggio o su uno stand o su uno scaffale o anche collegati a parete. Questi speaker sono a 3 vie, e quindi con woofer, midrange e tweeter ciascuno, più un quarto driver che è rivolto verso l'alto per gestire le codifiche spaziali. Basta attaccare ogni cassa alla corrente elettrica e poi ci pensa il piccolo box di interfaccia a gestire la trasmissione del segnale a tutti gli speaker. Per i TV Sony da Los Angeles per adesso è tutto, almeno per quanto riguarda il video. Maggiori dettagli sono nell'articolo su D-Day che vi consiglio di andare a vedere, come vi consiglio di andare a vedere invece il reportage dai Sony Studios, e quindi proprio dalla parte cinematografica. Non abbiamo visto tutto il processo, ma abbiamo visto delle cose molto interessanti. C'è un video specifico proprio qui sul nostro canale, non perdetevelo. Detto questo,
Da Los Angeles vi saluto e ci rivediamo probabilmente in Italia. Ciao.